Abbiamo toccato qui in Emilia-Romagna un traguardo invidiabile. Siamo la regione italiana che detiene il primato delle esportazioni sul PIL nazionale. Tutte le volte che ci troviamo in una realtà industriale di questa regione è come toccare con mano questo primato. Ci troviamo a Correggio, presso le officine Pollastri, che oggi festeggia i suoi primi 40 anni, da realtà artigianale a realtà più industriale in grado di sfornare prodotti di qualità. Quarant'anni e non sentirli, sì. 61 anni, ho cominciato 21 anni con mio fratello e siamo qua. Otto lustri, è cambiato tantissimo, dal mondo artigianale, del manufatto manuale alla tecnologia che ti ha dato tanto e ti darà tanto. Il nostro punto di forza sarà ad arrivare a più del 50% di automatismo, ma non per fare una differenziazione tra la manodopera e quello che è la tecnologia, ma per mettere in condizione anche la manodopera di essere molto avvantaggiata. Quando si viene qui nell'impresa, in un'azienda, si sente l'odore della morchia, l'odore della saldatura, sono gli odori con i quali noi siamo cresciuti, con i quali noi abbiamo fatto crescere le nostre aziende, che hanno dato benessere ed occupazione a questi territori. Qui si parla di cose vere, concrete. Mister Pollastri, i due fratelli Pollastri, sono artefici di questa realtà industriale così di successo come abbiamo a Reggio Emilia, come abbiamo in Emilia Romagna. Noi lavoriamo per aziende nazionali, ma che lavorano quasi esclusivamente per l'estero, quindi il 90% sono aziende che lavorano per l'estero. Essere sempre pronti nel momento della richiesta. Io lo chiamo prêt-à-porter della carpenteria, della movimentazione. Noi di solito la risposta viene molte volte dopo un'ora e mezza e siamo anche bravi a svolgere la nostra attività. Ci sono persone che sono più di 25 anni che sono con noi, quindi oltre al fatto che io ho mio fratello che è una grande forza, ma ho tutta la mia famiglia all'interno dell'azienda, quindi siamo in 7-8 di famiglia e logicamente battiamo tutti per quella cosa. Qual è la forza di questi emiliani? Beh, la forza è quella dell'intuizione, perché chi è partito ha avuto una grande intuizione e poi la forza è quella del lavoro, della determinazione, del non scoraggiarsi e dell'essere in grado di fare gruppo insieme. Questa è una realtà che dà tanto al paese, ma è una piccola famiglia e quindi la forza è quella di usare lo stesso metodo che si usa per la famiglia: coesione, unione, rispetto e lavoro. Noi non molliamo l'osso, posso dirlo anche in dialetto, amulò mia l'osso, glom sempre in bocca. Cioè, siamo gente del fare. Noi siamo molto gente del fare, siamo nati per gente del fare, o perlomeno siamo talmente così sul pezzo che non lo molliamo mai. Chapeau a questi imprenditori, al coraggio. Ho fatto un giretto prima per vedere le tecnologie, Pollastri era molto orgoglioso di mostrarmele, mi diceva che era appena tornato da un viaggio ad Hannover, dove c'era la fiera delle tecnologie e dove ha piazzato qualche altro ordine per alcune delle macchine nuove che gli consentono di restare competitivo su un mercato sempre più difficile. Da quando esiste la prima, poi la seconda Repubblica, abbiamo vissuto soltanto un tipo di opposizione al governo in questo paese. Vi trovate oggi ad affrontare un'opposizione nuova, addirittura l'Europa, che vi è un po' ostile. Ma più che ostile a noi, magari è ostile a queste piccole realtà che formano il tessuto produttivo, organizzativo ed economico del paese. Noi vorremmo che l'Europa capisse che
che l'Italia è fatta di queste realtà qua e che queste realtà hanno delle esigenze diverse, ad esempio, da quelle che hanno le aziende francesi, come le aziende tedesche, che sono grandi aziende molto strutturate e che quindi richiedono un tipo di trattamento che le nostre invece subiscono. E quindi si tratta semplicemente di trovare la giusta misura per dare a tutti, come dicevo, il rispetto del lavoro. Noi svolgiamo questo lavoro, il cliente ci manda degli step, dei disegni, vuole un determinato tipo di carpenteria, poi noi nella nostra bravura cerchiamo di fare in modo di trovarci una quadra che dia corrispondenza al prezzo e alla qualità. Come legge il fatto che il presidente di Confindustria si dimostri ostile nei confronti della manovra di questo governo? Dispiace che il presidente di Confindustria sia ostile. Noi abbiamo fatto un provvedimento, ad esempio, molto importante che mette strutturalmente un beneficio a favore di tutte le imprese che investono in innovazione, investono in beni strumentali, investono nel lavoro o magari se hanno la produzione all'estero la riportano in Italia, perché gli abbassiamo l'IRES dal 24 al 15%. E questa è una misura strutturale, non è come i superammortamenti che un anno c'erano e non si sapeva se l'anno dopo ci sarebbero stati ancora. Quindi dispiace che Confindustria non abbia colto la buona opportunità di rendere merito a un coraggio come quello che noi abbiamo dimostrato. È singolare il fatto che su 42 dipendenti, sì, 20 siano extracomunitari. Sì, sì, è casuale o è voluta? No, non è voluta e non è casuale. Diciamo che nel tempo e nell'evoluzione della ricerca del personale si sono coincise delle situazioni di recupero di persone che cercavano il posto di lavoro e non trovare manodopera locale. Quindi siamo andati in the found da una parte e nella ricerca di chi poteva fare determinati tipi di lavoro dall'altra. Due cose che ho in mente da sempre. Vorrei vedere un'azienda spenta con l'illuminazione, un'azienda senza riscaldamento, un'azienda in movimento.